Posso raccontarti? Quando gli americani sbarcarono in Italia, da Foggia, dove c'era l'aeroporto militare, scapparono i tedeschi, andarono via, dovevano andare via. Loro, già dalla strada rotabile, videro quello che più o meno era successo da noi. Che ci fu un fuggi-fuggi di paura da parte nostra. Quindi tutte le porte chiuse, ma tutti affacciati ai balconi per curiosare questa entrata, questo arrivo di soldati che sfilavano su quella strada. Essi, dall'altra parte, cacciarono i panni bianchi, roba che cacciarono dagli zaini, si vedevano piccoli, grandi, tovaglioli, fazzoletti, no, tutta roba bianca per dire che arrivavano in segno di pace. Machen Sie die Tür auf! Difatti arrivarono. Allora, per renderle pure noi ai nostri balconi, cacciammo il segno bianco di pace. E molti giovani veramente gli andarono incontro all'inizio del paese ed entrarono in piazza. Siccome noi abitiamo in piazza, li vedevamo. Allora, per quella sera si fermarono là e veramente tra le scuole, qualche casa privata, furono alloggiati tutti. Ci fu una gara proprio di amore, di affetto, di comprensione per questi poveri giovani che fino al giorno prima avevano combattuto fianco a fianco con i nostri soldati e che il giorno dopo si dovevano guardare alle spalle e dovevano scappare per tornare in patria. Logicamente si trovarono circondati da nemici, la loro posizione fu terribile. Il giorno dopo, quando si preparava tutta sta festa, sul gradino di casa mia si sedette un giovane, non aveva più di 23-24 anni, ma macillante, un po' triste, perché certo le condizioni erano terribili. Scendeva una donna in piazza con un bambino in braccio. Questo giovane si alzò di scatto, corse verso quella donna per prendere il bambino. Quella si spaventò, cominciò a gridare, quindi un corri-corri, e questo giovane scoppiò a piangere. Disse: "Fatemelo tenere 5 minuti, ho anche io il mio bambino a casa." Fu una cosa veramente che commosse questo fatto qua. E questo è un fatto che mi è rimasto impresso veramente, perché faceva bene, ecco, questo è tutto. La sera poi, col buio, si rimisero in marcia e andarono per salire sempre verso il nord, se non che verso tardi. Mentre stavamo al balcone, vedevamo scendere dal cielo i razzi che illuminavano le campagne lontano, in un paese che girava attorno, che si chiamava Allata. E il giorno dopo sentimmo che quei giovani furono tutti, quasi tutti, se uno o due si salvò, fu un miracolo.
ed è passato. Questi sono gli effetti della guerra, tutto quello che c'è stato.